finanza.com e l'ETF 2015 con Jacopo De Francisco, responsabile commerciale della Banca Popolare di Milano. Buongiorno Jacopo. Buongiorno. Avete appena presentato la nuova rete di promotori finanziari dal marchio BPM. La consulenza finanziaria però nel vostro istituto è rappresentata anche da alcune reti di private banking. Ci puoi fornire dei dettagli su questa vostra attività? Sì, beh, come Gruppo Popolare di Milano in realtà abbiamo due reti attive nel private banking. Una è quella tipica della Popolare di Milano e l'altra è quella che lavora con marchio Akros. Quindi stiamo parlando nel complesso di quasi un centinaio di private bankers e di quasi una decina di miliardi di asset in gestione. Quindi diciamo così che tutto il mondo della consulenza è un mondo che è molto sviluppato, consideri anche il nostro franchise sul territorio in Lombardia, è molto sviluppato quindi nel gruppo. Devo dire che poi a fianco a questo abbiamo anche delle reti di gestori affluent, anche per l'upper affluent, consideri che il nostro affluent arriva fino a 1 milione di euro di asset presso di noi e qui abbiamo qualcosa come quasi 400 relationship manager che lavorano per l'affluent, quindi insomma abbiamo il mondo del wealth management, un mondo molto importante, lo si vede anche nella dinamica delle masse di risparmio gestito che continua a crescere, dove anno su anno, adesso nella trimestrale abbiamo fatto qualcosa come più 20% ancora nelle masse di risparmio gestito. Avete degli obiettivi precisi di crescita in questi settori di attività? Sì, sicuramente, dicevo, tutto il piano industriale è un piano industriale che punta alla crescita, sia per quanto riguarda la componente impieghi, ma anche per quanto riguarda la componente di asset management, quindi di gestione di clientela, di portafogli di clientela. In questo contesto una cosa molto importante è che ci siamo dati, nel private banking un obiettivo è di arrivare da 100 a circa 150 private bankers, quindi con marchio BPM o Akros uguale, in realtà stiamo differenziando la proposta, però insomma che lavorano nel gruppo, lo stiamo facendo assumendo private bankers fondamentalmente della concorrenza, e mentre per quanto riguarda la rete di promotori che abbiamo deciso di affiancare alla rete di private bankers, il nostro obiettivo nel triennio sono circa 300 professionisti per un qualcosa vicino ai 3 miliardi di masse complessive. Perfetto, dottor Di Francisco, la ringrazio, buongiorno e buon lavoro. Grazie, buongiorno a tutti.